Sul globo, un presidio per sostenere il popolo curdo, che con l'accordo di Madrid è stato abbandonato dall'Occidente. L'obiettivo era quello di dire a Pistoia non ci dimentichiamo dei curdi. Noi siamo ovviamente per il cessate il fuoco immediato in Ucraina, però abbiamo un problema, che la guerra alle porte ce l'abbiamo anche a sud-est, perché il Kurdistan in fondo non è tanto più lontano. Un popolo la cui identità nazionale è sempre stata sacrificata, che lotta per una propria unità, per avere il proprio Stato, è stato sacrificato dagli accordi che ci sono stati recentemente a Madrid, che vedono sono alla NATO estendersi alla Finlandia, alla Svezia e la Turchia come condizione per la accoglienza, diciamo, di questi stati all'interno della NATO, ha posto anche questo fatto, cioè che non sostengono più i curdi, ecco, che anche i rifugiati curdi sono in pericolo quindi all'interno di questi stati. Dobbiamo essere riconoscenti soprattutto alle donne curde, perché con il loro esercito femminile hanno combattuto e vinto a Kobane distruggendo l'esercito dell'ISIS. Questi presidi sono importanti perché devono tenere alta l'attenzione su un fenomeno che purtroppo ci sta interessando a livello non soltanto europeo ma globale oltre che morale. Siamo in Italia continuando a portare un voce per fermare guerra, fermare vendere armi, fermare Erdogan, il dittatore Erdogan, e continua ancora minacciare i curdi, minacciare in tutto il mondo. Il problema del popolo curdo non lo scopriamo certamente adesso, le discriminazioni che ha subito da parte del governo della Turchia e adesso, complice appunto la situazione internazionale della guerra in Ucraina, si infierisce ancora su un popolo che ha pagato tantissime altre crisi internazionali. Abbiamo dal 25 maggio cominciato delle assemblee permanenti sul tema della guerra, sul tema del disarmo, sul tema dell'equità e quindi siamo presenti convintamente con le altre forze di sinistra per una battaglia più che legittima e giusta.